Ciao gente, questo video per noi oggi è molto difficile, ma va fatto. Va fatto perché vi hanno dato delle risposte nella nostra assenza e va giustificato il nostro percorso da oggi più fino ai prossimi giorni, A quello che cioè verrà. quello che verrà sul canale. Quindi io lascio parlare Fede per la cosa che ci è successa e lascerò a lei scegliere le parole giuste. In queste 2 settimane ci siamo assentati, siamo spariti dai social senza dare nessuna spiegazione e chi ci conosce, chi ci segue lo sa che non siamo soliti fare cose di questo tipo per attirare l'attenzione, cosa che ci è stata scritta da alcune persone, ma quello che vi voglio dire è che quando spariamo il motivo è serio. E non so neanche che parole utilizzare onestamente per questo che sto dicendo, e 2 settimane fa è venuta a mancare la mia mamma. Adriana non c'è più. E io non so neanche come spiegarlo, cioè come cosa dirvi, perché è stato tutto molto improvviso. È stata una tragedia e non ce l'aspettavamo, nessuno ce l'aspettava. Io vi avevo detto che avrei avuto una giornata in cui non potevo fare la diretta perché dovevo fare delle cose e che a seconda di poi come andavano quelle cose avrei fatto la diretta magari il giorno dopo. Purtroppo in quella giornata mia mamma aveva dei controlli, delle visite, perché non camminava tanto bene nell'ultimo periodo e noi pensavamo tutti in seguito ad una caduta che ebbe l'anno scorso. E invece purtroppo nella giornata di giovedì 6 giugno abbiamo scoperto che aveva un altro tipo di problema e questo ha portato a un ricovero immediato e il ricovero immediato ha portato ad un'urgenza nell'operazione. È stata operata e purtroppo l'operazione non è andata come doveva andare. Quindi mia mamma non c'è più. Non mi riesce di dirvi altro. E spero che capirete, non ce la faccio a dire altro in questo momento e non so se mai riuscirò ad affrontare questo discorso in maniera più approfondita, ma per adesso questa è l'unica cosa che vi posso dire. Siamo spezzati, siamo distrutti. E al momento niente ha senso. Niente, emozioni per noi, siamo completamente vuoti, siamo distrutti e lo capirete sicuramente. Quindi quello che vi vogliamo dire è che fare i video e condividere con voi le nostre avventure, le nostre esperienze, le nostre vite è una cosa che ci piace fare e che vogliamo continuare a fare. Ma che adesso non riusciamo a fare, cioè in questo momento non ce la facciamo a andare avanti, a fare finta di niente, o comunque ci proveremo. Quello che vi vogliamo dire è che proveremo comunque a fare cose, cercheremo in qualche modo di divertirci, proveremo anche come faremo prima, ma al momento abbiamo il cuore pezzi. Sono stati giorni molto difficili per noi, i primissimi con anche il funerale, che io personalmente non ho mai assistito a tutto questo percorso. E stiamo cercando di vivere le nostre vite, di continuare a andare a lavorare. Ho ripreso a lavorare e stiamo cercando di ridere insieme ai bimbi, perché comunque non è che ci possono vedere che siamo sempre tristi, quindi loro sono la nostra distrazione più forte e più importante in questo momento. L'unica fonte di vita che abbiamo ci fanno E sentire vivi.
stiamo cercando di pensare ad altro, di distrarci totalmente, e poi ognuno di noi, nei suoi momenti di silenzio e di solitudine, niente, va lì la testa, va lì e niente, uno cerca continuamente di distrarsi un'altra volta, io non ho tantissime parole, però Il dolore è tanto che è molto fresco perché è successo da pochi giorni, quindi facciamo molta fatica, però non voglio la domanda e non voglio, ve lo dico già, parlarne, l'ho già detto prima, quindi non mi chiedete altre cose, quello che diremo in questo video lo diremo qua e poi come vi ho detto non so se mai in futuro riusciremo a riaffrontare il discorso dandovi magari ulteriori informazioni o parlandone più dettagliatamente, ma onestamente adesso non ce la facciamo. I bambini lo sanno, Tommaso è quello che ovviamente ne soffre di più perché comunque si rende più conto, mentre invece Lavinia ormai non è un angioletto, per lei è. E quindi la saluta, ci parla, gli racconta le storie, come se fosse ancora qua. E Tommy invece soffre di più, ci dice delle cose, insomma, lo vediamo turbato in questi giorni, ovviamente. Quindi quello che ha detto Alessandro è che noi cerchiamo, soprattutto per loro, di continuare ad essere quello che siamo sempre stati con loro. Non negando però i momenti di tristezza, come non li abbiamo negati a Tommaso nei suoi momenti di tristezza, di rabbia, l'abbiamo lasciato sfogare, l'abbiamo supportato e l'abbiamo, spero, aiutato. Non eravamo minimamente pronti a niente di tutto ciò. Non ero pronta a salutarla, non ero pronta a tutto questo dolore. E era una cosa che non mi aspettavo. E la prima sensazione che ho avuto, no? Che io per tutta la vita ho avuto paura di perderla, proprio per questo rapporto unico che avevamo. E ho sempre avuto paura della morte. E adesso invece mi sento terrorizzata dal vivere. Ogni cosa che faccio mi fa stare male. E so che non è giusto, perché non lo vorrebbe neanche lei, ne sono sicura. E ce la sto mettendo tutta per continuare a essere la donna che lei ha cresciuto. Però al momento sono proprio spezzata, vuota, senza colori. Ma li ritroveremo e la cosa bella è che ci sarà lei in tutte le sfumature dei nostri colori. Io l'ho promesso, gli ho promesso che camminerà con noi, la porteremo in tutte le nostre avventure e vi chiediamo magari anche voi di portarla nei vostri ricordi. Esatto. Perché era una gran donna, una brava mamma e una nonna eccezionale. E continuerà a esserlo. Resterà nella nostra memoria così com'era, bella, sorridente, allegra, nonostante poi la fatica che facesse, perché faceva tanta fatica ultimamente, però era un uragano. E con tutti i suoi incavolature, rapimenti. Continuerà a essere nella nostra memoria così, e ne la porteremo con Si è noi per fermata nel tempo. tutta la vita così, con i suoi bei capelli lunghi e neri, i suoi occhioni, i suoi sorrisi, che poi, sapete, sono quelli di Tommaso, quindi rimarrà con noi sempre, per sempre. Lei era una grande nonna e era sempre presente per noi. Correva sempre, ogni volta che glielo chiedevamo.
era sempre presente anche per i bambini. E i bambini l'amavano tanto, quindi. Noi faremo di tutto per continuare a mantenere il ricordo di mamma vivo nelle loro memorie. Grazie a Dio abbiamo tantissimi video Lei è stata in tante e nostre avventure. tante nostre avventure, tanti video, tante foto, tante cose che manterremo e che i bambini Potranno manterranno o rivedere. rivedranno nel tempo. Io sono tanto grata di aver avuto questo rapporto così simbiotico con lei per quel poco tempo che ci è stato dato. Perché io mi sono goduta tutto di mia madre, non ho perso un secondo fino all'ultimo, io me la sono goduta. Volevo di più, sì, volevo di più, ma quello che ho avuto è stato immenso, immenso e la ringrazierò per sempre per la mamma che è, e non che è stata, che è. Noi vi chiediamo comunque di non abbandonarci, di continuare a seguire le nostre avventure e tanti di voi, soprattutto quelli di voi che ci seguono da tanto tempo e che hanno il suo ricordo, continuandoci a seguire manterrete questo ricordo sempre vivo, anche voi. Quindi, sembrerà che lei sia eterna per sempre, anche per altri, non solo per noi e per le persone più strette della famiglia. Ah, e poi voglio dirvi una cosa, questo mese di giugno per noi era un mese pieno di lavori, avevamo accettato tantissimi lavori, eravamo molto contenti perché ovviamente lo sapete, io adesso faccio questo, mi dedico al nostro canale, ai video, alle foto, quindi ero molto piena di cose ed ero molto contenta delle collaborazioni che avevamo scelto per voi, per noi. Quindi ci sono dei lavori che noi abbiamo accettato e che a breve vedrete sui nostri social, perché sono lavori che per i quali abbiamo dato la nostra parola, Abbiamo ci siamo firmato un impegnati contratto. e sinceramente è anche giusto portare a termine il lavoro per il quale ci siamo impegnati, i lavori per i quali ci siamo impegnati. Quindi ecco, ci vedrete fare delle cose, vi avviso. Ci sono anche dei video che hai già registrato, Sì, ci sono dei video che avevo pre-registrato che appunto sono fermi là e che che dovevano vedrete. uscire quella settimana lì. Però come vi ho detto, ha perso tutto molto significato, cioè al momento niente ha un senso e perché è tutto molto più importante rispetto anche al lavoro. E non è giusto perché il lavoro è importante, ma ci sono tutte altre cose che abbiamo per la testa. Quindi insomma, vedrete delle cose, questo vi volevo Per dire. chi ha seguito questi ultimi mesi del canale, e noi abbiamo preso il nuovo studio, Fede stava facendo le live tutti i giorni e anche il venerdì le facevamo insieme. Poi erano arrivate anche delle proposte di lavoro per delle foto, e quindi stava iniziando tutto a prendere Funzionare forma, a bene, girare stava iniziando a funzionare tutto per questa nuova bene. avventura che abbiamo scelto. E poi si è abbattuto un meteorite su di noi. Quindi Un momento che dici, dai, sta andando quasi tutto bene, stavamo vedendo un si è po' distrutto una tutto. luce, no? Però noi da un punto dovremmo ripartire. E può darsi che nel prossimo video vedrete un vlog al campeggio, un assaggio di qualcosa, un vlog con i bimbi. Proveremo ad andare avanti a fare delle Da un cose. punto dobbiamo ripartire. Proveremo a fare delle cose come vi abbiamo detto per i bambini, per provare a distrarci. Ma il dolore che ci accompagna non è neanche quantificabile, non è esprimibile con nessuna parola. E sono sicura che lo capirete, che ci capiate in questo momento. Non so neanche. Cioè, quando stavamo pensando che come facciamo, come lo diciamo, come parliamo con i ragazzi, perché voi alla fine ci conoscete da tanto tempo, conoscevate mamma, quindi ci siamo detti scrivere una storia non renderebbe giustizia, porterebbe solo ad altre domande, confusione. Abbiamo deciso di parlarvi in maniera diretta proprio perché vogliamo che vi arrivi tutto quello che abbiamo da dire
E come vi ho detto, ve lo ripeto una terza volta, poi non ne vogliamo parlare, non vogliamo dare ulteriori spiegazioni, ulteriori domande. E vi chiediamo, ecco, questo, di ascoltare in questo video quello che diciamo, poi portate mamma nei vostri ricordi. Se siete credenti, fate una preghiera, ma poi basta, non ce la facciamo, ecco. Noi volevamo portare dei sorrisi nei momenti di spensieratezza, però questo video era doveroso per chi ci segue da tanti anni, da tanto affetto, e per evitare qualsiasi domanda futura che ci possa far star male. Quindi vogliamo essere diretti. Però con questo non voglio dire che non dovete mai nominarla, cioè se dite vi ricordate qua pure quando c'era Certo. Adriana, oppure io vi ho detto tante volte che credo negli angeli, credo nei segni. Ce Ce ne sono stati. ne sono stati già tanti, quindi se quando facciamo dei video, faremo dei video e vedrete qualcosa, notate qualcosa che magari io non mi accorgo, scrivetemelo, Qualche ditemelo espressione dei perché bimbi. mi fa piacere, mi fa piacere trovarla Volevamo dappertutto. parlare di cose belle. Sì, e lei era una cosa bella, quindi come vi ho detto la porteremo sempre con noi, in tutto quello che faremo. Io ho detto proprio al funerale che lei camminerà dove camminerò io. È sempre stato così perché io ogni cosa che facevo la dovevo raccontare a lei. Quindi sarà così, ancora adesso, prima di ogni viaggio l'andremo a trovare, tornando dal viaggio la riandremo a trovare con il bagaglio dell'avventura che ci siamo portati e sarà sempre con noi. Ci sembra ancora tutto molto assurdo, sembra quasi un incubo che però non finisce purtroppo e tante volte per ricordarci che è successo dobbiamo ripensare a quei giorni, perché faccio fatica a volte, no? Mi viene da prendere il telefono, da chiamarla, da mandare un messaggio e mi devo fermare. E nulla, è difficile. E quando pensavo proprio a fare questo video, pensavo a chissà quanti di voi stanno vivendo o hanno vissuto un momento così, una tragedia così grande, un genitore, un fratello, una sorella, strappati alla vita in maniera così drammatica, così violenta, così repentina che non ti accorgi neanche di quello che sta succedendo. Penso a quanti magari di voi lo vivranno e io vi voglio abbracciare tutti perché è un buco nel petto che credo ci porteremo per tutta la vita e che non lo so, ma mi auguro che creerà qualcosa di buono, che ispirerà qualcosa di buono, che non lo so, ci porterà a fare meglio, ad essere persone migliori. Non lo so, diceva Alessandro, chissà, magari Tommaso un giorno cercherà di diventare un medico, un chirurgo per trovare una soluzione all'errore o a quello che è successo alla nonna, non lo so. Spero solo che porti a qualcosa di buono, perché un dolore così grande non può essere fine a se stesso. E niente, direi che è tutto. Non so se puoi dire altro tu. Voglio dire che in questi giorni ci siamo dati grande forza a vicenda. Ci siamo abbracciati tanto, senza dirci niente delle volte. Abbiamo pianto tanto. E ci sono dei momenti in cui io vado in blackout, mi metto fissa a un punto e la testa viaggia. Pensare va sempre là. Viaggia e a un certo punto dico: addio, devo lavorare, devo andare lì, Distrarmi, fare quello, prendo quello, faccio devo quell'altro. guardare i bimbi, quando mi distraggo. Per fortuna ci E sono loro, ovviamente, sì. perché Tommaso e Lavinia ci impegnano e allo stesso tempo ci distraggono, cioè ci rendono proprio le giornate piene. Sorridono sempre, quindi Ridono sempre, sì, ogni sono sorriso è sempre sempre un
carichi di gioia. E niente. Va bene, dai. Basta. Mi abbiamo detto tutto. Adesso poi noi riprenderemo un po' il tutto come stiamo già facendo e ci rivedrete piano piano, perché comunque noi questo è quello che ci piace, vogliamo lasciare sempre dei ricordi ai bimbi e quindi continueremo in questo nostro progetto, il nostro sogno. E ce la metteremo tutta. Ci proveremo. Ce la metteremo tutta e abbiamo tante cose che vorremmo fare in quest'estate che è iniziata col piede sbagliato, però ripenso proprio a mamma quel pomeriggio prima dell'operazione e lei mi stava cacciando dalla sua stanza perché io dovevo andare dai bambini. No, ma vai, tu devi andare a fare le cose con i bambini, non ti preoccupare, vai con i bambini, vai, non ti preoccupare, io sto qua. E io insistetti perché invece volevo stare un altro pochino lì con lei prima dell'operazione, invece no. Lei mi doveva per forza mandare via, che dovevo andare dai bambini. Quindi ecco, la nostra fonte di vita in questo momento sono loro. E sono sempre stati il centro del nostro universo, lo sapete, ma adesso ancora di più, perché proprio sono l'unica luce che abbiamo per evitare di finire in zone buie, brutte del nostro pensiero. E l'unica luce che abbiamo sono loro. Quindi ci concentriamo su di loro e cerchiamo di rendere le loro vite meravigliose e cerchiamo anche di sopperire a questa mancanza che avranno, perché mamma era tanto presente. Tanto. E lo era nelle piccole cose, lo era nelle grandi cose, lei c'era sempre. Fino all'ultimo c'è stata. Quindi noi faremo del nostro meglio e se vi va restate con noi, perché cercheremo di vivere delle avventure ancora di più, perché l'unica cosa che possiamo fare è vivere e vivere al massimo, perché questa vita è meravigliosa e terribile allo stesso tempo e ti strappa via da un minuto all'altro. Quindi non dobbiamo avere niente di rimpianto, niente di lasciato in sospeso. Dite alle persone che amate che gli volete bene. Abbracciatele. Non fate passare manco un giorno. Abbracciate. Tanti si privano di queste cose per vergogna, invece fate quello che vi sentite, abbracciate, dite che volete bene a una persona che vi sta a fianco, perché porterà solo a del bene. Perché io, grazie a Dio, non ce l'ho questo rimpianto. No. Ma potrebbe capitare a chiunque, quindi veramente non lasciate passare neanche un giorno e non incaponitevi sulle cretinate, non litigate per cretinate, lasciate correre, trovate una soluzione, perché poi dopo non avrete magari una seconda possibilità ed è una sofferenza troppo grande. E detto ciò, noi vi salutiamo, ci rivediamo prossimamente con dei video che avevamo girato precedentemente. Esatto, e ci vediamo anche su Instagram, piano piano. Dopo l'uscita di questo video cercheremo di rispondere, sarete in tantissimi, sì. Già sono tantissimi messaggi che non abbiamo letto, ma non ce l'abbiamo fatta. Non sapevamo che dirvi. No, non sapevamo che dirvi, non ce l'abbiamo fatta, non avevamo neanche la testa per leggerli, quindi niente, va bene. Ci vediamo presto. Ci vediamo prossimamente, ciao.